Tutta la città ne parla. La Commare, ma in primo luogo ci troviamo di fronte a una bolla? Lei lo condivide il pensiero di Walter De Cesaris dell'Unione Inquilini? Allora, io condivido il pensiero di De Cesaris perché io appunto non parlerei, come ha appena detto, di un'emergenza. Non ci troviamo davanti a un'emergenza, ci troviamo davanti a un problema strutturale, ma un problema strutturale che viene da una precisa scelta politica. L'ha detto De Cesaris, si parla che gli alloggi disponibili in affitto e canone sociale in Italia sono meno del 5%, si parlava del 4%, la media in alcuni casi come l'Olanda è al 35%. In Italia noi impegniamo per la costruzione di alloggi sociali soltanto lo 0,1% del PIL contro una media europea del 3,5%, per cui è una scelta politica di destra, di sinistra, di questi anni, di 20 anni fa, di 50 anni fa, non lo so, ma sicuramente viene da lontano, non può essere un qualcosa che è deciso adesso, per cui se c'è questa scelta politica e non si affronta strutturalmente questo problema, in cui ci si rende conto che anche l'inflazione, il costo della vita, non è commisurato poi a un aumento degli stipendi che permette di avere anche le capacità finanziarie per poter pagare anche gli affitti. Per cui è ridurre anche dal punto di vista dei locatori una fiscalità e cominciare a fare una riforma dell'allocazione, perché la legge sull'allocazione è una legge ormai datata che non è più aggiornata ai nostri tempi, per cui veramente sarebbe il caso di creare un organismo, una struttura, un osservatorio che scelga politicamente, quindi da un punto di vista politico, di cambiare rotta e andare verso quello che si fa in tutta Europa, che poi per altri temi tipo la sanità, l'istruzione pubblica, siamo perfettamente allineati alle percentuali di PIL che investiamo. È proprio la casa che invece è totalmente abbandonata, per cui ci deve essere una forte scelta politica di edilizia sociale pubblica convenzionata, una strategia politica urbanistica dei vari comuni nei piani operativi, in cui devono inserire in ogni comune le unità minime in funzione agli abitanti degli alloggi sociali, parlare di una riduzione della fiscalità, una riforma delle locazioni, insieme all'aumento degli stipendi, allora riusciamo veramente a rientrare di questo. Mi scusi, una riforma delle locazioni che preveda anche una cosa che sta entrando anch'essa ora nel dibattito politico, un tentativo di arginare soprattutto in certe città italiane. Noi siamo una meta turistica, oggi anche il Sole 24 Ore conferma come il turismo sia l'unica cosa che veramente tira nel nostro paese, che però produce quel meccanismo relativamente nuovo delle affittanze brevi o brevissimo attraverso piattaforme, la cui più famosa è Airbnb, non faccio pubblicità perché la conoscono tutti, tanto che ha creato delle vere bolle e anche dal punto di vista demografico, nel senso che ha tirato talmente in alto gli affitti che, perché a un proprietario conviene molto di più in una città dove c'è turismo usarla così la casa che possiede, che non con una affittanza a lungo termine, con delle conseguenze abbastanza devastanti. Abbiamo parlato tante volte di questo, il caso di Venezia, del centro storico di Firenze o di Roma. Ecco, quanto questi fenomeni sono decisivi anche a livello nazionale? Sicuramente hanno la loro incidenza, però se noi andassimo a fare una riforma delle locazioni in cui, perché i molti proprietari affittano per brevi periodi? Perché hanno una garanzia dell'introito, perché il pagamento viene fatto prima dell'ingresso nell'immobile, durata breve, manutenzioni non servono tante perché in pochi giorni non si deteriora l'immobile e disponibilità dell'immobile continuo. Tutto quello che non garantisce le locazioni di lungo periodo, perché come diceva la signora nella sua telefonata, si ritrova poi a fare ogni due anni processi per morosità e si ritrova l'immobile deteriorato e deve investire dei soldi per riportarlo a uno stato manutentivo buono, perché non c'è veramente delle garanzie. Quindi andiamo a fare una modifica strutturale delle norme sulle locazioni, dove andiamo a ritornare a avere vantaggi anche sul fatto di locare gli immobili a lungo periodo,
Perché per i proprietari affittare con le locazioni brevi è anche un lavoro e un costo, perché o lo fanno personalmente perché sono in pensione, non lo so, e si devono dedicare check-in, check-out, pulizia e tutte le lavoro. O pagano agenzie per farlo loro, ci sono città, pagano. Per esempio quella di Venezia, dove il famoso check-in da lei appena, cioè l'accoglimento dei turisti magari l'aeroporto al porto fino all'appartamento in affitto, è diventato uno dei mestieri principali per tanti.